Torre Arte e Graffiti. TAG è un progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio promosso a Imola da In Rete Distribuzione Energia e realizzato dall'Associazione Culturale Imolese Noi Giovani. Il progetto trasformerà entro l'anno, a partire da maggio, 8 cabine elettriche della città in altrettante opere d'arte. In conferenza stampa si è parlato di Art e Smart. Che cosa intende con questa unione di due parole? Sì, Art e Smart a identificare il doppio percorso di valorizzazione di questi manufatti tecnologici. Art nella evidente espressione artistica di queste iniziative, di questi ragazzi dell'Associazione Noi Giovani, che valorizzano e integrano nel territorio in maniera, diciamo, estremamente autentica nell'ambiente in cui ci troviamo, queste opere che dal dentro noi stiamo invece implementando sotto il profilo tecnologico. Stiamo automatizzando tutte queste cabine, sono oltre 100 le cabine già automatizzate e telecontrollate all'interno della città, attraverso le quali, grazie alle quali riusciamo ad ottimizzare i tempi di interruzione e preservare appunto dai guasti il servizio che eroghiamo ai cittadini. Quindi diciamo un percorso che valorizza in maniera duplice Art e Smart, all'interno e all'esterno, questi elementi importanti per il territorio. Il 2018 sarà la sesta edizione per Rissart. Di che cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione si occupa di dare ai giovani la possibilità di esprimersi in tanti campi, quello culturale, quello artistico, teatrale, formazione, orientamento nel mondo dei giovani, appunto l'arte. L'arte per noi è uno dei core business dell'associazione, perché è da 5 anni che realizziamo un festival Restart, quest'anno è il sesto e lo faremo, non possiamo ancora dirlo, però sarà Imola. Intanto abbiamo con ERA ideato un progetto TAG che vuole percorrere nella città di Imola l'arte di artisti che vengono da tutta Italia, per contestualizzare il luogo e far sì che ogni opera pubblica venga rispettata dai cittadini e venga anche custodita e apprezzata e difesa da eventuali atti vandalici. Come mai avete deciso di aderire a questa iniziativa TAG e quindi di rendere disponibili le 8 cabine elettriche? Beh, certamente è un'iniziativa entusiasmante che dà un'identità a questa città che in questi anni ha investito molto su questa arte. Crediamo che le nostre cabine possano essere valorizzate, vediamo che i cittadini sono contenti di avere questi abbellimenti anche delle nostre infrastrutture. Vediamo un futuro anche di attrattività per il turismo su queste iniziative, siamo molto contenti di vedere queste iniziative. Sono 8 le cabine al momento interessate, ma sappiamo che a Imola ce ne sono molte di più, qualcosa ci riserverà il futuro? Bah, senz'altro vedremo come viene questo primo lavoro, ce ne sono molte anche prestigiose, ne abbiamo 3 dentro l'autodromo che potrebbero avere dei soggetti dedicati, vediamo un attimo come va questo primo punto. Perché TAG? TAG, allora, il primo ragionamento che abbiamo fatto era proprio su che cos'è una TAG. Nel mondo dell'urban art, dei graffiti in generale, la TAG è la solita scritta, no, che si vede in moltissimi muri, che di base non è altro che la firma identificaria dell'artista. Noi assieme ad ERA abbiamo ragionato sulla possibilità di dipingere quelle che sono delle torri invece, quindi non dei muri, però dei supporti che hanno la loro caratteristica principale, e quindi abbiamo trattato il supporto come se fosse il muro, quindi la tag non era più la firma sul muro semplicemente, ma è diventata proprio la rappresentazione dell'artista sull'intera torre. E TAG poi inoltre anche abbiamo scoperto avere anche il potere di sintetizzare quello che è un po' il progetto dell'intero, cioè quindi torre, arte e graffiti hanno una sigla che di base racchiude perfettamente quelle che erano le nostre intenzioni per questo tipo di progetto e quelle che stiamo realizzando adesso. Insomma. Ci racconti che cosa stai realizzando? Allora, stiamo realizzando un'opera per il Festival Restart su questa colonna elettrica dell'ERA, che è sponsor dell'evento anche, e sarà un omaggio alla velocità, e quindi all'automobilismo, alla velocità, però in tono ironico.
quindi come per dire che un po' tutti qui in questo posto hanno la velocità nel sangue, cioè ci nascono comunque tra i motori, le auto, quindi con un personaggio che sta correndo su una macchina un po' improbabile, perché è un vecchio furgoncino Fiat a caricatura, ma questo per significare che alla fine la passione non vuol dire che per forza ti avvia una Ferrari per amare le auto. Cioè.